Tutti e benvenuti nel salotto di Bocca in Galleria, spazio culturale aperto all'aperto, la social TV della libreria Bocca, con il patrocinio del Comune di Milano. Sono in attesa di un collegamento con una persona che ha collaborato alla realizzazione di questo intenso programma che oggi termina, e praticamente con lei vi racconteremo quelli che sono stati i momenti più particolari e felici di tutta la manifestazione. Prima appunto di iniziare a sfagiolare un po' di numeri e di tutto quello che è successo dal 14 settembre ad oggi, giorno di chiusura, vi volevo ricordare che oggi avremmo avuto l'incontro con Gianni Judica per chiudere il programma, ma un imprevisto ovviamente di personaggi così importanti e così pieni di occupazioni varie farà slittare l'incontro più avanti, perché stamattina lui non potrà essere partecipe, ma ci raggiungerà in giornata l'editore, che poi è un amico, Gerardo Mastrullo, La Vita Felice, che ha pubblicato diversi libri con Gianni Judica, e attraverso appunto l'incontro tra me e Gerardo parleremo anche di questo straordinario personaggio che comunque entro il 31-12, perché il programma è stato prorogato, ma si chiude oggi il salotto di Bocca in Galleria e ritorniamo dall'8 novembre, da domenica a giovedì, per tutti appunto le settimane fino al 31-12, perché oggi l'idea è quella comunque via social di brindare insieme a Capodanno. Vedo che Simona, che sto attendendo, eccola qua, aspetta. Fine. Simona non è in grado di collegarsi, fantastico. E beh, iniziamo, marchiamo male. Quindi, se Simona, ecco, prima mi saluta, poi devi chiedere di partecipare, io ti do l'ingresso alla diretta. Vabbè, nel frattempo che aspetto che Simona capisca, eccola qua, adesso compare, vedi? Farà tutto e noi siamo in grado di farlo, perché poi Simona è molto molto sveglia e attenta. Buongiorno! Ciao, è la prima volta. Infatti, come vedi, lo sapevo. L'importante è imparare, Simo, e tu sei molto brava e sveglia in questo. Come va? Bene, allora adesso iniziamo a sfagiolare un po' di numeri, cara Simona, perché tu devi sapere che gli eventi in programma sono stati 271. Abbiamo Caspita. coinvolto qualcosa come 700 persone dal 14 settembre ad oggi, e tu, cara Simona, ne hai curati 53. Quindi, complimenti. Grazie, è stata una gioia. È stata una gioia. Entusiasmante. Immagino. Poi noi ricominciamo l'8 novembre, proseguiamo comunque fino al 31-12, perché noi parliamo oggi e da oggi costruiamo il futuro, e se domani succede qualcosa, noi troveremo il modo di andare avanti. Per forza, non si può fermare la cultura in nessuna maniera. E comunque lo dico, il prossimo programma è un omaggio a Neruda e si parte da un suo aforisma: ricostruire senza sosta la speranza, perché questo vuole fare la social TV. Esatto. Dobbiamo mantenere un lume di speranza in un periodo molto buio della nostra storia, ma dobbiamo viverla, vivere oggi, non pensare a domani, e per pensare a domani non si vive oggi. Viviamo oggi e costruiamo il futuro. Aspetta. Guarda, mi stava venendo in mente una pubblicità, il Gillette, l'uomo che non deve chiedere mai, adesso non mi ricordo. Adesso abbiamo Lodetti, l'uomo che non è mai a corto di idee. Mai a corto di idee. Simona, dai, raccontaci un po'. Tu hai curato 53 eventi, hai Sì. avuto a che fare con 53 artisti e non solo, perché altri li hai chiamati e poi qui. Quindi dai, raccontaci un po' in questo mese e mezzo quali sono state le esperienze che ti sono state più indelebili e che ti porterai appresso. Allora, devo dire che ogni persona è un mondo a sé, quindi a prescindere è sempre bello avere a che fare con le persone perché hanno
tutte un percorso e una ricchezza, qualcosa da dare. Quindi sicuramente mi rimangono tutte nel cuore. Gabriele Vinciguerra, che è stato poi tra l'altro l'ultimo giovedì scorso, mi ha particolarmente toccato perché è una persona che lavora nel mondo della moda, della fotografia di moda, e si pensa alla moda come un luogo frivolo, leggero, vuoto. In realtà è una persona estremamente profonda, quindi è bello sapere che anche in situazioni e in luoghi dove non ci si aspetta granché, se non quello che si vede esteticamente, in realtà esistono persone che riescono ad arricchire questo spazio e questo luogo con la loro spiritualità, con la loro visione e con il loro lavoro personale. E quindi Gabriele è uno, poi abbiamo avuto Charity, Grey Estella, Daniele Stefani, il cantante, Miriam Bon, modella e tantissimi artisti che non posso citarli tutti perché sono tantissimi, ma per ciascuno ho un amore particolare e con ciascuno ho una relazione personale ed è meraviglioso, sono tutti stupendi. Tu lo sai che avere a che fare con gli artisti, cammini su delle uova, perché poi Sì, quando ne citi uno e non citi gli altri poi ti scriveranno messaggi di morte. lo so, però allora, siccome tanto oggi è festa, allora visto che parliamo della morte, mettiamoci anche questo. Fantastica! No, loro lo sanno che io li amo tutti, però purtroppo 10 minuti valevano per loro e valgono anche per me. Non ho un trattamento speciale per poter fare la lista di tutti gli invitati. Comunque, Simona, tu sai io cosa penso di te e di come Lo lavori. so. Tu sei una persona straordinaria, io ti ho conosciuto ormai forse 2 o 3 anni fa, se non ricordo Sì, male, un paio d'anni. e dal primo momento te l'ho subito detto che mi piaceva il tuo modo di fare e di essere, perché è proprio l'essenza. Tu sei un'artista, oltre che una curatrice di eventi, è una straordinaria collaboratrice. E allora, dei 271 eventi fatti, 28 sono stati prorogati e quindi avremo l'occasione fino al 31-12 di riprenderlo. 28 sono le presentazioni giornaliere con la grande Mary per Mamma mia, sempre, meravigliosa. che saluto. E quindi 215 sono gli eventi effettivamente registrati che trovate con l'hashtag Social TVL Bocca su tutti gli account Instagram, Facebook, LinkedIn e chi ne ha più ne metta, Twitter. E poi 53 sono quelli che hai curato te. E c'è da dire che oggi è uscito anche un bellissimo articolo che sull'Herald Tribune, che quindi è una rivista di settore molto specializzato in arte e design e architettura, che parla di questa manifestazione. E quindi noi ci rivediamo l'8 novembre con tantissimi nuovi incontri. E qual è il tuo coniglio nel cappello, visto che hai indossato un cappello? Rusconi, edizioni. Sei fantastica. Infatti, dovete sapere che da oggi in teoria mi prendo delle pause, ma in realtà ci sono piccole contaminazioni che avverranno tra domani e domenica prossima, e sicuramente da ricordarvi che lunedì alle ore 12, su questo tavolo di Carla Pollo, che adesso voi non vedete perché è tagliata l'immagine, verrà niente po' di meno che Achille Mauri, il presidente proprietario delle Messaggerie Libre Italiani. E per farvi capire l'importanza di questo distributore, dal 1932, qualcosa come il 60-75%, forse anche l'80%, di quello che viene prodotto a livello editoriale in Italia, parlo di magazine, libri, insomma, qualsiasi libro passa da Messaggerie per essere distribuito. Quindi dall'editore va a Messaggerie, da Messaggerie va a tutte le librerie che abbiamo in Italia. Questo per farvi capire chi è l'Achille Mauri. Anch'io ho qualcosa da spoilerare. Allora, la Vai. nostra rubrica Salotto in Galleria, a breve, a partire dal mese prossimo, sarà anche online su International Web Post con una rubrica a lui dedicata. Quindi tutti gli artisti che ho intervistato saranno dentro con il loro video, con il loro articolo. E poi voglio dirti, anch'io ti voglio fare una dichiarazione d'amore, Giorgio, perché tu mi hai fatto un sacco di No, complimenti, attenzione che c'è ma mia moglie che ci sappi, ma segue. sì, ma lo sa l'Anna Laura.
Lo sai che anch'io ti stimo tantissimo e quello che dico sempre a tutti, andate in libreria Bocca non soltanto per i libri, ma perché chi la dirige è una persona che veramente ci crede. Crede nell'arte e nella cultura e quindi E Anna poi è Laura, facile, tranquilla. perché tu sei fidanzata, che poi tra l'altro è facile credere ed è bello fare il mio lavoro proprio perché riesco a incontrare gente come te. Tu oggi in questa intervista lì Grazie. rappresenti un po' tutti, ma il bello del mio lavoro è che io lavoro con chi mi piace e quindi per me è un piacere, non è più un lavoro. Anche per me. Comunque, l'altra cosa importante è che senza i dati di ieri, quindi senza esclusi i video di ieri, ieri abbiamo superato le 202.000 interazioni sulla pagina Facebook della Libreria Bocca. E Quindi cresceranno. speriamo, e quindi l'invito è seguiteci, condividete, commentate, diteci la vostra. Perfetto, noi continueremo fino alla fine, magari anche oltre, visto che possiamo farle anche così. Il Cosa 31 fai di bello dicembre. oggi? Dovevo andare in un posto, ma poi è saltato e quindi non so, adesso me la invento. Allora torna a dire, ricostruiamo senza sosta la speranza. Ciao a tutti e grazie. Perfetto. Ciao. Ciao Simo. Ciao.